Chanel è un personaggio intanto meraviglioso che ogni attrice vorrebbe avere tra le mani. Per me che sono un'attrice di teatro è stato come avere un personaggio della tragedia greca o un personaggio shakespeariano, una Lady Macbeth o una Medea. È un personaggio sfaccettatissimo, pieno di chiari scuro, più scuri che chiari devo dire, e una donna feroce, e una donna forte e tra uomini forti, quindi si confronta con gli uomini con la stessa forza, sì, è la parola più giusta. Ha un solo obiettivo nella vita: il potere, il comando. E ha un'attitudine al comando, una donna ruvida, non fa niente per piacere agli altri, non deve sedurre nessuno, gli uomini non esistono nella sua vita, veramente ragiona solamente per il potere. E dunque è un personaggio impegnativo. Io credo di avergli dato dei piccoli dettagli, perché credo che i grandi personaggi, quando soprattutto al cinema o in televisione, insomma quando si raccontano in immagini più che a teatro, sono fatti da piccoli dettagli. E quindi è stato importante immaginarmi come cammina Chanel, con quale voce, con quale sguardo, con quale tic, come fuma. E quindi ho lavorato di fino, insomma, perché ho un'attitudine col teatro a lavorare in questo modo. Però proprio sono fatto un viaggio all'interno di questa donna, cercando di scoprire tutte le sue caratteristiche più nascoste. Quindi è venuto fuori, secondo me, un personaggio fatto di piccole cose, ma che messe insieme raccontano quella che stesso lei definisce una iena. Io credo che le donne di Camorra, quando fanno il gran salto, diciamo, quando fanno la scelta, soprattutto quando non sono obbligate dalla morte di un marito che magari il marito viene arrestato, cioè ci sono delle donne che in Camorra fanno una scelta. Quando fanno la scelta sono capaci di essere molto molto più feroci. Io credo perché, a differenza degli uomini, le donne, ma questo in tutti i campi, sono più dirette. Quando hanno un'idea, boom, ci vanno dritto giù. È una qualcosa che ci viene, ce l'abbiamo nel DNA, diciamoci la verità, no? Perché la donna è abituata a dover fare mille cose contemporaneamente, quindi sa che deve essere veloce, veloce, diretta. Devo uccidere qualcuno, lo uccido. E chi lo sa? Io credo che se lo meriterebbe, ma...